Buongiorno, ministra Francesca Mencacci, La Nazione. Che vigilia è e quanto conta veramente questa partita? E quanto dovrebbe poi però contare? La vigilia bella e quindi mi ritengo fortunato a poter vivere la vigilia del derby dell'Umbria. Sono felice, ci arriviamo con felicità alla partita di domani, consapevoli di quello che vogliamo fare, che possiamo fare, e quindi come vigilia è fantastica e ripeto, mi ritengo fortunato a poter vivere la vigilia del derby dell'Umbria, domani poter essere in panchina al Curi, sulla panchina del Grifo. E per quanto riguarda la partita, mi aspetto una partita, un derby, e quindi nella parola derby si racchiude tutto il suo significato. Mister, buongiorno. Corrado Lositore, Il Messaggero. Buongiorno. Mi ricollego alla domanda che ha fatto adesso Francesca. Non sempre per alcuni allenatori il derby è la partita che vorrebbero giocare. Non tutti necessariamente, no, per le conseguenze, quello che no. Se ti va bene, ottimo. Se ti va male, poi magari sai, sono leggere comunque ripercussioni. Lei invece da questo punto di vista da sempre ha detto è una gara che vogliamo giocare, ci teniamo e per me è il massimo fare questo tipo di partita. Come mai c'è sempre questo tipo di approccio che poi positivo, insomma? È bellissimo. Cioè, è bellissimo. Chi fa questo lavoro, chi fa l'allenatore, giocare partite come quelle domani è fantastico. Se io dovessi preoccuparmi delle aspettative e delle conseguenze, non potrei fare questo lavoro. Quindi arrivare alla partita di domani e giocarla, ripeto, per me è gioia pura, è amore. E io alleno per vivere queste partite qui. E allenare in piazze così, dove si vive di queste pressioni, di questi amori, è il massimo. E a me piace questo. E quindi sono fortunato a vivere questa partita. E poi può andarti male, puoi vincere, può succedere anche il contrario. Ma l'importante è che tu abbia le idee chiare per quello che è il tuo percorso, quello che vuoi fare. Io e la squadra, noi. E quindi per me è piacevole giocare la partita di domani. Anzi, come ho già detto, è fantastico, straordinario. Vedo la felicità. Mister, da un punto di vista tattico che si aspetta? Una Ternana aggressiva, una Ternana che aspetterà? Una partita, diciamo, toccherà giocarla per tutti i 95 minuti, quindi bisogna stare prudenti. E poi la seconda domanda, in passato già ha vissuto queste emozioni, queste esperienze così forti? Allora, per quanto riguarda cosa mi aspetto dall'avversario, mi aspetto una squadra che verrà qua sicuramente per fare la sua partita. Sicuramente noi abbiamo grande rispetto, noi come squadra, di loro, e quindi su questo non ci piove, ne siamo consapevoli, ma noi ci siamo concentrati esclusivamente su quello che vogliamo fare noi domani. Quindi grande rispetto per gli avversari, perché è un avversario, ma quello che mi interessa è quello che vogliamo fare noi sul campo. Quindi se vengano in un modo o in un altro, a 3, a 4, non mi interessa assolutamente niente. Noi abbiamo i nostri principi, sapremo quello che vogliamo fare. Naturalmente possiamo variare alcune cose, perché anche noi sicuramente qualche cosa varieremo domani nella pressione, in alcune cose, perché non puoi concedere sicuramente campo a loro in alcuni momenti, e quindi vedremo che partita viene fuori, ma quello che mi interessa è quello che vogliamo fare noi. Per quanto riguarda Io sono stato 2 anni a Reggio Emilia, e quindi a Reggio Emilia il derby è col Parma, ma anche col Modena è un derby molto sentito, quindi ho vissuto pressioni importanti anche là, anche se il vero derby è con la squadra parmigiana, del Parma, ma qua sicuramente il derby Perugia-Ternana
è un derby, uno dei derby più sentiti d'Italia, più importanti, e da questo punto di vista ne sono molto consapevole. Buongiorno mister, Carlo Forcini, di Corriere dell'Umbria. Ci può essere un prima o un dopo il derby nella stagione di Perugia? Mi spiego, è vero che l'obiettivo è quello che vi siete prefissati all'inizio della stagione, la Perugia non è promossa, quindi è giusto volare basso, però vincere un derby, vincere in casa, vincere dopo un percorso intrapreso fino adesso, può farvi alzare un po' l'asticella, o comunque volete, qualora si dovesse riuscire a vincere, alzare l'asticella? Grazie. Il risultato della partita è importante, perché quello è determinante, però il percorso oggi del Perugia è un percorso positivo, ultimamente anche di equilibrio. È logico che poi la partita di domani ti porta dietro tante valutazioni. Io vado avanti da qualsiasi sia il risultato e guardo avanti a quello che è il percorso che vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Noi abbiamo le idee molto chiare sul nostro percorso. È logico che giocheremo tutte le partite per fare il massimo, ma al di là del risultato di domani abbiamo le idee chiare anche su quello che è il futuro. Buongiorno mister, Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, buongiorno. A me non piace parlare di statistiche, penso neanche a lei, perché ogni partita è una partita a sé, poi domani c'è un derby, quindi è una partita particolare. Parliamo un pochino di quello che potrebbe essere la partita da un punto di vista di tattico. La Ternana è l'avversario di domani, 26 gol fatti, 26 gol subiti. Il Perugia dalla parte sua, grazie anche alla sua impostazione, che è uno dei pochi allenatori, credo, di questa serie cadetta Serie B, che riesce ad impostare, a far giocare i difensori alti sia in fase difensiva che in fase d'attacco, quindi riesce a portare dentro l'area avversaria anche i difensori. Può essere questo un punto di vantaggio per riuscire a vincere la gara? Cioè il fatto che la Ternana perda sempre palla a centrocampo, sulla propria metà campo, può mettere in difficoltà con i suoi difensori questo tipo di atteggiamento della squadra della Ternana? Ma la Ternana ha qualità nel palleggio, perché a me piace come squadra, nella qualità del palleggio che ha importanti sviluppi offensivi. Sicuramente domani noi lì dobbiamo avere una copertura importante con i tre difensori, avere sempre una parità, una superiorità numerica dietro, quindi vedremo. Io non credo che domani sarà una partita così aggressiva, così c'è in palio una posta importante, e quindi dobbiamo valutare tante situazioni. Per quanto riguarda le bocche da fuoco loro offensive, sì, ma ripeto, a me mi interessa quello che vogliamo fare noi e come vogliamo determinare, come voglio determinare io il derby, come vogliamo giocarlo, come vogliamo incidere sulla partita, come lo vogliamo gestire. Con grande rispetto per gli avversari, ma noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare. Il resto vedremo quello che c'è. Poi ricordate sempre che a volte nelle incerte partite la differenza fanno gli episodi particolari, è quello che dobbiamo mettere attenzione. Buongiorno mister, Andrea. Buongiorno. Franceschini, Umbria Radio. La sensazione che ho, soprattutto intervistando la fine partita durante il corso di questo girone di andata, è che lei nelle ultime settimane abbia alzato un po' l'asticella di quello che pretende dai singoli e dalla squadra in generale. Non so se questo corrisponde al vero, questa è una mezza domanda. Se questo è vero, il grado di apprendimento, chiamiamolo così, della squadra, secondo lei a questo punto del campionato a che livello è? Cioè è una squadra che ormai gioca col pilota automatico, cioè con le sue idee già metabolizzate, oppure ancora c'è margine? Grazie. È logico che quando tu parti con un progetto completamente nuovo, come siamo partiti noi, e con 17 giocatori nuovi, ci vuole un percorso. Ma i ragazzi sono stati straordinari nel capire e nell'adattarsi subito a un'idea diversa. Può essere giusto o sbagliata, quello non la discuto.
l'importante è che l'abbia chiara io e la trasmetta ai calciatori. È logico che all'inizio alcune conoscenze vengano meno. Dopo 5 mesi e mezzo, dopo 19 partite ufficiali, in un percorso come questo, e vedi dei miglioramenti, chiedi sempre il miglioramento, perché il miglioramento della squadra passa attraverso il miglioramento giornaliero nel lavoro. E quindi questo chiede alla squadra, questo, di migliorarsi continuamente. Ancora ci sono delle situazioni da migliorare, vedi quello che è successo domenica in qualità di palleggio, in alcune situazioni, saper adattarsi in altre situazioni, saper essere meno aggressivi a volte, saper essere aggressivi in determinati momenti della partita. Ci sono tante situazioni che possiamo migliorare e che vogliamo migliorare. La squadra è in percorso, lo vuole fare, e questa è la cosa più bella, è che i giocatori vogliano farlo, e questo a me mi dà piacere, mi dà gusto. E quindi sapere che la squadra è dietro, capisce, vuole crescere, è molto importante. Ecco perché io non do peso alla conseguenza già oggi, perché sono convinto del percorso che stiamo facendo, e sarà un percorso che può essere soddisfacente. Lo stiamo facendo e vorremmo continuare a farlo, anche a come andrà la partita domani. Buongiorno mister, Giuliano De Matteis, Perugia Today. Diciamo che il Perugia Vienese è stata una delle sorprese più belle del campionato, no? Quello che è mancato un po' anche a Parma, per esempio, dove si poteva addirittura fare un colpaccio, è stata un po' la qualità, come diceva lei, magari negli ultimi 20-30 metri, cioè, o per scelte sbagliate o proprio tecnicamente, no? Se state facendo anche in questa settimana qualcosa, è una questione, o è una questione proprio di calciatori e di caratteristiche, e quindi magari bisognerà pensare anche fare degli interventi mirati poi a gennaio. Grazie. Guardi, è un discorso questo che qua si sente. Io penso che ci sia nella squadra anche la qualità, e c'è nel stiamo lavorando per cercare di mettere a punto anche da questo punto di vista dei miglioramenti. Però per quanto riguarda che stiamo cercando, non mi riguarda, perché ho un grande direttore sportivo, che quindi col presidente faranno le scelte, col direttore generale. Per quanto riguarda questo sono tranquillissimo, anzi. Però tutta questa qualità da aggiungere, secondo me la possiamo migliorare qua in allenamento, e sono convinto che miglioreremo. Come i calciatori, alcuni sono migliorati dall'inizio dell'anno. Ho fiducia nel migliorare i miei calciatori che ho in questo momento. Mi fido di loro, enormemente mi fido di loro, e sono convinto che li migliorerò. Li miglioreremo, io e il mio staff. Mister, scusi, per quanto riguarda la situazione infortunati, conta di recuperare qualcuno, Angela? Sì, Angela è a disposizione. Angela e Santoro sono recuperati. Vediamo domani. Non è recuperato Guion, non è recuperato Carretta, però Angela viene dentro. Vediamo. Grazie. Sì, mister. Enrico Fannelli, Tifo Grifo. Lei, se non vado errato, mi corregga se sbaglio, già 8 anni fa dovrebbe ha avuto il primo impatto con questo stadio nella famosa amichevole per Perugia tutto cuoio, che finì 2-2, che lei poi è stato anche l'involontario protagonista dell'esonero di Cristiano Lucarelli. Volevo sapere cosa ricorda di quella serata, e se magari in quel momento ha pensato che il Perugia potesse essere nel suo destino. Grazie. L'ho già detto quando sono arrivato qua, l'8 giugno, nella conferenza stampa, quando mi fu chiesto cosa pensavo. Ho sempre detto che allenare il Perugia, essere sulla panchina domani del Grifo, è bellissimo, è un piacere. Feci un aneddoto, perché quando mi è stato dato del venditore di sole, anche dicevo che quando tornavo dalle Marche vedevo i lampioni, è stato detto anche si vedano tranquillamente dalla galleria, e vedevo oggi, domani sedere nel derby è motivo di piacere. Quella partita lì fu un'amichevole, Cristiano è un amico, è un livornese, è un amico,
allena la Ternana, ma quello che mi interessa e di quale sono felice domani poter essere sulla panchina del Perugia e sedermi sul derby, cercando di fare il massimo, dando il meglio di me, io, il mio staff e i calciatori, per il Perugia, per i tifosi, per tutti. Questo è quello che vogliamo. Questo è l'unico desiderio, l'unica voglia, la passione, l'entusiasmo e l'amore per quello che facciamo. Questo è quello che voglio, che vogliamo. Il desiderio più bello è questo. Buongiorno mister, Gabriele Pandelli, Calcio Grifo. Abbiamo parlato della Ternana evidenziando i punti di forza, però in classifica sta avendo delle difficoltà. Secondo lei a cosa sono dovute? E una seconda domanda più di colore, cosa è, se c'è qualcosa in particolare in questa settimana che le ha fatto capire quanto conta veramente questa sfida? Allora, la cosa più bella è aver visto un bambino di 2 anni al campo oggi con la bandiera, e quindi questo è bello, accompagnato, e ti fa capire che è una partita diversa e ti viene a dire forza Grifo, e questo poi lo percepisci nell'ambiente, in qualunque posto tu vai. Fino ad ora poche volte ero visto, non so, forse io anche perché non mi faccio mai vedere, ho pochi punti di riferimento, e quindi invece lo senti nell'aria, e tutto ciò è bellissimo, è fantastico. Ripeto, sono fortunato. E l'altra cosa, scusami, io apprezzo la costruzione, francamente la Ternana penso che all'inizio, poi sulla carta era partita con obiettivi importanti, partita costruita, non lo so, ripeto, non so dirlo. Noi ci siamo concentrati su di noi, su quelli che sono i nostri punti di forza, e cercare di fare il massimo domani. Il resto non mi interessa. Mister, domani uno stadio sicuramente strapieno, tanti tifosi accorreranno ad assistere a questa particolare partita. Il 12° uomo in campo sicuramente domani sarà il pubblico, perché vedrà anche una coreografia, vedrà un tifo che sicuramente daranno la carica giusta ai giocatori e a tutto l'ambiente. Lei si è sempre un pochino, tra virgolette, diciamo, lamentato giustamente del fatto che pochi spettatori, oppure prevedeva insomma sicuramente una partecipazione più massiccia, no, di spettatori alle partite del Perugia, proprio per sostenere questa squadra. Domani credo che sarà al contrario, perché avrà a disposizione tutto quanto il Curi, proprio per incitarla, perché per farle capire quanto ci tiene la gente, i tifosi della città di Perugia a questa partita. Non mi sono lamentato, non vorrei cadere in un... Non mi sono lamentato, ho fatto solo un pensiero, perché ho sempre visto Perugia bellissima, con grande passione dietro alla sua squadra, la Nord, la Gradinata, sempre visto uno stadio che portava calore, che era veramente importante. Oggi sono allenatore, tra il Covid e varie restrizioni ti dispiace da questo punto di vista qui, però avverto lo avverto che c'è una fiamma bellissima che sta rinascendo, anche se viene da una vittoria importante di sci, però lo sento il calore dei tifosi, e quindi di questo ne sono felicemente contento. E io sono fucecchiese e ho il derby a Santa Croce sull'Arno, che sono due paesi attaccati a distanza di 1 chilometro. E mi ricordo quando ero bambino, nel 77-78, per 8 anni, mi portava babbo a vedere il derby. Noi eravamo in categoria di eccellenza, era un derby caldissimo, a Santa Croce, a Fucecchio, scontri, a quel tempo non era come ora. E quindi so che questo è un derby molto sentito, l'ho studiato, l'ho letto. Sono felice che domani ci possa essere la gente, che possa venire al Curi con la sciarpa, con la bandiera biancorossa. E questo mi riempie di gioia, e faremo di tutto per regalare una soddisfazione ai tifosi, alla società, a tutti quanti. Ci proveremo.